siamo disoccupati tra Nicolò Gerrei. Perché siete qua a manifestare oggi? Siamo disoccupati, il Gerrei è una zona disastrata, non si va a Macrubeo su via Sistini. E perché la manovra del governo vi danneggerebbe? A noi, sì. A noi ci danniamo tutti i governi di la vita, perché San Nicolò Gerrei, bianchi, rossi, a pallini, tutti i colori non sono mai stati vedere. Voi cosa chiedete? Lavoro ci potrebbe anche essere, solo ci vorrebbero dei finanziamenti e lavorare soprattutto sul nostro territorio, lasciando perdere le fabbriche. E tutto questo chiediamo, solo questo, di poter lavorare nei nostri paesi, per uno che poi come me è stato sul continente. Mi ci trovo bene, è tutto quanto un discorso che io spero che loro non vadano mai a fuori. Vogliamo restare nella nostra zona. Lavorare lì. Guadagnando il loro modesto stipendio, che permetteva loro di vivere una vita dignitosa e di progettare la loro esistenza. Improvvisamente arriva una nuova fantasmatica proprietà, parlo del gruppo Mega, ossia Sebastiano Lioni. Vollero loro dare fiducia, era stato persino firmato un accordo sul passaggio di livello da noi tanto desiderato. E invece no, sbagliavano a dare fiducia, perché improvvisamente, dall'oggi al domani, questi lavoratori non videro più i loro stipendi, ma in compenso vedevano un'azienda che era sempre più assente fino alla sua totale sparizione. E uno sfratto esecutivo dello stabile fissato per il 6 luglio 2010.